Bologna si, come dire, si pregia di essere appunto da tempo un po' la capitale della musica, soprattutto anche perché è una cosa riconosciuta, e il centro storico ovviamente non può, come dire, scemare da questo titolo, e per fortuna la Torinese avviene qualcosa di estremamente importante, qualitativo. Il jazz riempirà un po' queste arcate, queste navate che renderanno Bologna anche grazioso da questo punto di vista. Certo, certo. E in realtà il festival, la location sarà lì di fronte, certo, in Piazza Renzo. E niente, sì, è la quarta edizione di questo festival chiamato 2B Jazz Festival, appunto, e che ha un po' come obiettivo quello di, sì, di mantenere viva questa grande tradizione che a Bologna ha sempre avuto negli anni, dagli anni 60, e tradizione soprattutto di un certo tipo di jazz, che è quello mainstream, diciamo, dalla nascita fino agli anni del bebop e dell'hardbop, per così dire, e quindi cerchiamo di mantenere viva questa tradizione. Bologna è una città adatta, è riconoscibile, tra l'altro ha sempre prestato molta attenzione al jazz in generale, tanto è vero che poi abbiamo anche una strada stellata. È importante perché il jazz non ha epoca, non ha età, cioè, e non è una musica di nicchia, è una musica molto più allargata come gusto e come preferenza di quello che uno può pensare. Sì, sì, sì. Grazie anche a delle manifestazioni come questa, come Bologna è piena, c'è, cioè, il Bologna Jazz Festival, c'è, cioè, il durante l'anno poi sempre nei club, sono sempre stati molto attivi in jazz club a Bologna, oppure un'altra manifestazione come la Strada del Jazz, e da lì ci può rendere conto che in effetti la risposta è sempre positiva da parte del pubblico, apprezzata, giovani meno giovani, esatto. Apprezzata dal pubblico e anche dagli artisti, no? Perché poi l'artista ha suo godimento nel potersi esibire nelle situazioni anche più intime, perché poi alla fine è questo, no? Non si cercano dei palchi, dei pubblici allargati, ma si condivide la musica di chi la esprime. Certo, certo. Io personalmente preferisco infatti questo tipo di situazioni dove potermi esibire. E anche Sonny Rollins, ho letto spesso che lui preferisce sempre esibizioni dal vivo, e in studio non ci va mai volentieri. Sì, si crea un'intimità col pubblico, sì, che ti fa esprimere meglio, immagino.